L'hanno occupato una prima volta e poi dopo lo sgombero di aprile in cui l'ATER, che ne è proprietaria, assegnava l'appartamento all'Associazione Italiana Sordi, sono tornati ad occuparlo in forze. Una situazione che non si poteva tollerare, quella fatta a Padova dai membri dell'Associazione Pasian, di fatto il collettivo politico della Gramigna, da decenni riferimento per il mondo dell'eversione e della lotta di classe armata, che avevano già messo a ferro e fuoco diverse volte il quartiere Palestro, dove sorge il piccolo stabile e dove si erano resi protagonisti di azioni per favorire l'occupazione abusiva di 12 appartamenti e per impedire successivamente gli sfratti degli inquilini abusivi. La polizia ha quindi sgomberato per l'ennesima volta il locale e contestualmente effettuato tutta una serie di perquisizioni a carico di membri del collettivo Gramigna o dell'associazione Pasian, denunciando 11 persone, mentre altre 47 vicine al gruppo extracomunitari sono stati denunciati per concorso nelle occupazioni o violenze e resistenza contro le forze dell'ordine. Comitato che era dedito ad occupazioni abusive di immobili, principalmente pubblici ma anche privati, che ha commesso una serie, parliamo di un centinaio e più, di opposizioni agli sfratti, concretizzatisi poi in violenza e resistenza a pubblici ufficiali, interruzioni di pubblici servizi con delle intromissioni all'interno di sportello casa del comune, dell'ufficio ATER e quindi con delle minacce anche ad impiegati pubblici. Un'associazione inserita in un più ampio contesto nazionale, legato comunque al fenomeno delle abusive occupazioni e legato soprattutto all'emergenza abitativa che dal 2015 ha caratterizzato gran parte dell'Italia e che quindi puntava a far diventare il gruppo padovano un punto di riferimento anche per gli altri sodalizi simili che sono presenti in altre realtà italiane. Quindi case pubbliche e private? Principalmente case pubbliche, perché loro ce l'avevano soprattutto con l'ATER, rea a loro modo di vedere di gestire in maniera privatistica il patrimonio immobiliare, senza capire che in realtà ci sono dei meccanismi molto complessi che determinano poi le assegnazioni di case pubbliche. Quando i volontari dell'Associazione Italiana Sordi, che paga regolarmente l'affitto del locale, hanno tentato di entrare nella sede per la prima volta, si sono trovati di fronte ad un comitato di accoglienza poco raccomandabile. Una sorta di avvertimento contro persone indifese che volevano semplicemente entrare nei loro locali. I volontari sono stati in un episodio almeno accerchiati dai membri dell'associazione Pasian, sono stati allontanati naturalmente con l'aggravante che queste persone con disabilità hanno una percezione della realtà diversa e quindi impauriti si sono dovuti allontanare perché non capivano quello che stava accadendo.